Abbiamo già dato i nostri nomi. Dove? Abbiamo già dato i nostri nomi. Dove? Mettila! Con queste stronzate! Qualche lamentela? Lei è stata morsa. Chi? Chi è stato morso? Lei ha una mano dilaniata. Guardi qui. È stata morsa sulla mano. Questo è sangue. Il tuo nome, io ti becco! Cosa ti è successo alla mano? Ti ha morso qualcuno? Chi è stato? Chi ti ha morso? Un Doberman. Quale? Quale? Sentite? Sì, sì. Guarda la mano di questa donna. Credo che perderà il pollice. Chi è stato? Chi è stato? Un cane grosso. Come si chiamava? Come si chiamava? Tutti i cani hanno un nome, rispondono al loro nome. Quando li chiami per nome rispondono, gli viene dato dai genitori, quello è il loro nome. Quello è il loro nome. Prima di mordere dicono il loro nome, questa è la procedura regolamentare. Prima dicono il loro nome, poi mordono. Qual era il suo nome? Se tu dici che uno dei nostri cani ha morso la mano di questa donna senza prima dare il suo nome, dovrò farlo fucilare! Ora silenzio e attenzione, sergente. Sì, io sì. Raccogli le lamentele di queste donne. Qualche lamentela? Qualcuno ha qualche lamentela da fare? Ci hanno detto di essere qui stamattina alle 9. Giusto, giustissimo. Stamattina alle 9, più che giusto. Qual è la tua lamentela? Eravamo qui alle 9 stamattina. Adesso sono le 5. Siamo in piedi da 8 ore, nella neve. I suoi uomini hanno liberato i Doberman per spaventarci. Uno ha morso la mano di questa donna. Come si chiamava questo cane? Non conosco il suo nome. Permette, signore. Prego. Tutti questi vostri mariti, padri, uomini, figli che siete venuti a trovare sono tutti dei pezzi di merda, dei nemici dello Stato, dei pezzi di merda. Silenzio e attenzione. Voi siete gente della montagna. La vostra lingua è proibita, è morta. Non potete parlare la lingua della montagna. Non potete usare la lingua della montagna per parlare con i vostri uomini. È proibito, non è permesso. Potete usare soltanto la lingua della capitale. Solo quella è permessa qui. Sarete severamente punite se userete la lingua della montagna qui. È un decreto militare, è legge. La vostra lingua non esiste più. Domande? Non parlo la lingua della montagna. E che lingua parli? Che lingua parli con il culo? Sergente! Queste donne non hanno ancora commesso nessun crimine. Ricordalo. Signore, non vorrà dirmi che sono senza peccato. Ah no? Oh no, no. Non ho detto affatto questo. Questa donna mi sembra bella doppia di peccato. Con questo culo potrebbe rimbalzarci. Ma non parla la lingua della montagna. Mi chiamo Sara Johnson. Sono venuta a trovare mio marito. È un mio diritto. Dov'è? Fai vedere i documenti.
non viene dalla montagna. È capitata nel gruppo sbagliato. È vero. A me sembra un intellettuale del cazzo. Beh, hai detto che parla col culo. I culi degli intellettuali parlano meglio. Due vita, Cristo! Lo capisce quello che dico? No. No? Non mi capisci? È vecchio. Non capisci. E di chi è la colpa? Certo, non è mia. E ti dirò di più. Io ho una moglie. E tre figli! E voi! Siete dei pezzi di merda! Anch'io, una moglie e tre figli. Cos'è che hai? Che cosa hai detto? Cos'è che hai? Un ricevimento in onore di Madame la Bla di merda? Dove lo c'è?
ha preso lo champagnino di Madame la Bla di merda. Signorina, scusi. Temo ci sia stato un piccolo intoppo burocratico che mi ha fatto passare dalla porta sbagliata. Ma qualcuno la pagherà molto bene. Tempo posso fare qualcosa per te, mi dai di conoscere. Ti osservo un tenore. Poi apri gli occhi. Alzi lo sguardo. Mi vedi sopra di te e sorridi. Tu sorridi. Quando apro gli occhi, ti vedo sopra di me. E sorrido. Siamo fuori. Vicino al lago. È primavera. Ti stringo. Ti scaldo. Quando apro gli occhi, ti vedo sopra di me. E sorrido. C'è un tale che viene in ufficio ogni martedì, se non più oggi. È un grande esperto in materia. Prova a chiamarlo al telefono in questi giorni. E lui si occuperà di te. Si chiama Dogs. Joseph Dogs. Posso scoparmi? Sembra scopo. Andrà tutto bene. Certo. Non c'è problema. Ho dimenticato di dirvi. Hanno cambiato la regola. Lei può parlare. Può parlare nella sua lingua. Fino a nuovo ordine. Può parlare. Sì. Fino a nuovo ordine, a nuove regole. Dica che può parlare nella sua lingua. Nuove regole, fino a nuovo ordine.
tu guarda. Fai di tutto per dargli una